e non sarò più presso, ma sarò in. È chiaro almeno questa cosa che devo chiarire? Dunque Gesù dice che è bene per voi che se ne vada, perché cosa vuol dire la risurrezione dai morti? Vuol dire che quest'uomo, questa figura, è svincolato dai limiti spazio-temporale e diventa ciò che dice Paolo e Giovanni da tutte le parti, finalmente in, non solo più accanto. L'en Christo di Paolo, che lo ripete da tutte le parti, cos'è? Con la risurrezione io posso contare su quel legame come interiore a me. Ma sentite, ma non è quello. Se qualcuno di voi ama una persona, ma non è questo che vuole? Che cosa vorrebbe fare se tu ami una persona? Non ti basta starle vicino? Non vorresti essere dentro di lei per sentire ciò che sente, per vivere ciò che vive, per patire ciò che patisce? E non è che c'è una barriera che non puoi appunto oltrepassare? Non è questa l'impressione? Hai l'impressione di essere accanto, di non fare niente? È vero o no? Vorresti essi, ma non puoi. E la risurrezione da questo passaggio. Questa figura che nel tempo prepasquale è esteriore e limitata lì dentro, poi diventa interiore e dentro le singole coscienze. Questo è il senso appunto di Giovanni, e chiudo così discutiamo. È cosa buona per voi che me ne vada, ma non me ne vado per lasciarvi orfani, voglio stare in voi. E allora io ho detto sulla dispensa: risorgendo Gesù Cristo diventa in pienezza il Messia. Poi citavo Atti, pazzetoso, patetico si direbbe in italiano, cioè colui che vive dentro di noi, non solo più presso di noi. Quindi se vive dentro, se è dentro di me, allora capisce finalmente me, soffre finalmente ciò che soffro io, comprende finalmente ciò che sente e spiega a Dio come nostro paraclito la nostra vita. Qualcuno di voi mi ha detto: ma quanti sono i paracliti? Sono due, perché credo che siamo tutti cresimati, ma io ho l'impressione, questa ve la dico proprio chiara, che battesimo, cresima, eucaristia, abbia ragione Thomas Frings, questo parroco tedesco che ha scritto un bel libro sui sacramenti, e dice in modo certamente anche ironico che cosa servono i sacramenti, soprattutto del battesimo, della cresima e dell'eucaristia, per aggiungere una foto all'album di famiglia. Ma cosa ti servono alla fine? Questa sarebbe la profondità. Quanti sono i paracliti? Sono due. Giovanni dice: il paraclito vero è il Cristo Gesù, l'altro paraclito che è lo Spirito rende possibile questo. Quindi tu hai nella tua vita, puoi contare su uno che vivendo la tua vita dopo aver vissuto la sua può fare il paraclito presso Dio, cioè ti difende. Chi è che ti può difendere? Uno che ti conosce. E com'è che ti conosce? Vive la tua vita. Se il giudizio lo dai dall'esterno, sì, puoi darlo in un certo modo. Se lo dai dall'interno, ecco, prima Giovanni capitolo 2, versetto 1, se abbiamo peccato abbiamo un paracletos, questo paracletos non è sulla luna, altrimenti mi giustificate Matteo 25, quando il figlio dell'uomo verrà dirà: io ho avuto fame, io, e mi avete dato da mangiare, io ho avuto sete, io ho avuto questo problema, io, e non vuol dire è come se fosse fatto a me, no, no, è proprio fatto a me. Altrimenti quel testo non lo leggiamo più. Gesù fa finta di partecipare. Rendo l'idea, cosa voglio dire con allora, quest'uomo vive la sua vita e lasciagliela vivere in santa pace. È la sua vita singolare. Ma quando è che diventa la nostra vita? Quando vive la mia vita, allora io faccio quel che posso. Posso contare su uno che capisce. E quando provo a vivere il Vangelo e salta fuori il desiderio che mi offende e che mi tormenta, lui lo capisce. Lui non l'ha vissuto così, ma adesso mi capisce. E quando sono peccatore tutti i santi giorni ricasco, lui è il puro e l'eccellenza assoluta, ma mi capisce. E quando la sofferenza, sofferenze eterne, ogni tanto penso, ma provate a pensare all'enigma della donna. Il corpo femminile che alla fin fine ti fa patire per 40 anni. Tutti i mesi sei da capo. E la sofferenza è a metà del ciclo, e durante la mestruazione, e questo, e quello. E cosa ne sa Gesù Cristo di questo? Spero niente. Dunque per tutta la vita hai un continuo essere messo in movimento dagli ormoni che ti cambia l'umore, ti cambia il corpo, ti cambia... Che cosa puoi contare su Dio? Vive dentro di te. Le sente tutte quelle cose, le vive tutte queste cose. Altrimenti Paolo ha mentito.
San Paolo ci dice, siamo in Cristo, dentro di Lui, mentre i sinottici lo seguivano. E questa è un'altra cosa. Possiamo discutere un po' questa cosina? Questo lo so che è un passaggio difficile, e difatti ci ho pensato 2 minuti prima di scriverlo, però mi sembra che faccia cogliere al meglio questa radicale profondità. La risurrezione non vuol dire, ah, Gesù è tranquillo, ma questo sarebbe veramente ridicolo. Ma quando qualcuno mi dice, una donna che muore di tumore, giovane, e lascia 2 figli, e questa sarebbe nella pace? No, vi prego, no, Proprio no, è nell'attesa che accada qualcosa, il che vuol dire che è risolutivo, è l'evento finale, la risurrezione, dice Pannenberg, è una prolessi, è un anticipo, intuisci ciò che deve venire, sì, ma è l'acqua che deve venire, è il risorto, è lo spirito che geme, lo ricordate quella famosa frase? Se lo spirito geme e il risorto ride, non li metto più d'accordo, hai ragione tu, che la solidità la lasciamo dov'è? No, no, è tutto in farsi, entra finalmente in questa storia. Prima il capitolo 15 di Giovanni, rimanete in me e io rimango in voi. Questa è una formula dall'inizio alla fine del quarto Vangelo. Discutiamo queste cosine.